nel quale tu firmi anche, no, come produttore, ci racconti un po' come è nato questo progetto? E lì credo che tu abbia avuto un peso non indifferente, no? Nel far, ma peso, non nella storia, peso con Matteo è difficile, va bene, no, dal punto di vista, no, no, perché lui aveva questo progetto da tanti anni, il cassetto l'aveva scritto, l'aveva riscritto tante volte, e dopo Racconto dei racconti, insomma, cominciamo a pensare al nuovo film, e lui voleva giustamente fare Pinocchio, che peraltro sta appunto girando in questi giorni qui vicino. E quindi mi ricordo che, insomma, il mio pensiero era, sai, Pinocchio è un film molto più impegnativo, molto più costoso, quindi ci serviva più tempo, e quindi ho provato, tentai, senza grande successo, di dire, guarda, c'è questo film bellissimo, c'è Gioia Meravigliosa pronto, fai prima questo, anche perché da un fantasy poi passi a un altro tipo di film, sempre in costume, eccetera, quindi magari ritorna un po' al cinema per cui ti hanno conosciuto e poi fai un altro salto. Mi ricordo sul divano del nostro ufficio, 2 ore, eccetera, e lui disse, sì, sono convinto, hai ragione, facciamo dopo, eccetera, salvo di chiamarmi la mattina dopo, dicendo, no, guarda, ci ho ripensato, faccio prima Pinocchio, è un grande artista e quindi ha le sue idee forti. Però poi in realtà per motivi di effetti speciali, perché voleva appunto una persona particolare che non era libera in quel momento, quindi poi disse, no, poi facciamo Dogman, devo dire, meno male, perché comunque era un film rispetto a Pinocchio che ha fatto appunto sia in termini di budget, sia in termini proprio di caratteristiche produttive, molto più facile e agevole farlo, no? E quindi poi è stato un bene, perché poi un premio a Cannes, e comunque anche è un film che ha avuto una visibilità internazionale fortissima, ha avuto un bellissimo riscontro di pubblico, ma soprattutto di critica, soprattutto il mondo anglosassone. Pinocchio, Dogman è un film assolutamente amatissimo, chi ha letto tutte le critiche sui vari giornali. Quindi questo è. E per questo mi ha detto se volevo anch'io filmare questo film, mi ha fatto molto piacere, ho aderito. Questa è una cosa che ripeterai, di firmare alcuni dei film? Ma guarda, in teoria l'amministratore di una società, come gli altri capi azienda, gli altri produttori, anche spesso le produzioni internazionali mettono il loro nome. Noi, per una questione di stile, di linea, non abbiamo mai messo il nome del capo azienda. Probabilmente c'ho un altro 2 o 3 film in cui sono quei film che magari ho, al di là di tutto il lavoro che c'è di squadra, assolutamente fondamentale, magari che io mi ci sono messo anch'io personalmente un po' di più, e quindi in quel caso il regista magari mi chiede se ho piacere. Non l'ho mai fatto, forse un altro paio di occasioni, magari se me lo chiedono lo farò, ma insomma non è quello la cosa fondamentale. No, la cosa fondamentale è arrivare al cinema all'inizio, quella è la cosa che conta, il resto sono così. Sono dettagli.